Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Ecco, abbiamo scelto come azione cattolica della diocesi di Caltanissetta di vivere questo momento di preghiera in comunione con tutte le associazioni delle altre diocesi siciliane in questo nostro monastero delle Sorelle Povere di Santa Chiara. Quale luogo migliore di questo monastero delle Clarisse per vivere un momento di preghiera e per esprimere che noi siamo preghiera. Benedetto il Signore che rialza il povero. Benedetto il Signore che rialza il povero. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Benedetto il Signore che rialza il povero. Su tutte le genti è eccelso il Signore. Più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore, nostro Dio, che siede nell'alto e si dina a guardare sui cieli e sulla terra? Benedetto il Signore che rialza il povero. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Benedetto il Signore che rialza il povero. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, raccomando prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma, tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è una cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo è anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso il riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo. Dico la verità,
non mentisco, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza contese. Parola di Dio. Scrivendo al suo discepolo Timoteo, giovanissimo vescovo della chiesa madre di tutte le chiese dell'Asia Minore, cioè la comunità di Efeso, Paolo raccomanda a Timoteo innanzitutto la preghiera non solo individuale, ma la preghiera comunitaria che deve caratterizzare i discepoli di Gesù, i quali sono nel mondo come sale della terra, come luce del mondo. Sono pienamente incarnati nella storia, facendo attenzione ai vicoli della storia, ma con lo sguardo del cuore proteso verso il cielo, per essere irradiazione di Vangelo, fascino di luce e d'amore. E difatti, mentre Paolo raccomanda che si facciano preghiere e ringraziamenti e si preghi per tutti, esorta Timoteo ad elevare al cielo preghiere anche per il re, per tutti quelli che stanno al potere, per tutti i governanti. Perché se i governanti sono illuminati, sono saggi, allora il popolo da loro governato avrà più pace, più serenità. Ma questa è una caratteristica peculiare dell'azione cattolica, direi un suo carisma particolare. Essere pienamente incarnati nella storia, saper formare le coscienze al vivere sociale, alla convivenza civile, alla responsabilità anche politica, ma come espressione di una vita interiore profonda, radicata in Dio. Corriamo altrimenti il rischio di dire noi stessi, di proclamare chiacchiere come semplice suono senza contenuto. L'azione cattolica ha sempre formato laici capaci di bucare il cielo, ma pienamente attenti a tutti i sentieri della storia, pienamente responsabili e coinvolti nelle vicende degli uomini e delle donne. E poi Paolo, mentre ribadisce ancora il primato della vita interiore, il primato della preghiera, dice che bisogna comprendere che Dio è uno solo è il mediatore fra Dio e gli uomini. Per quanto riguarda il primato della preghiera, noi abbiamo una grazia speciale qui
a Caltanissetta, la presenza di questa bella comunità di suore, di donne che si sono totalmente donate al Signore, sull'esempio di Chiara d'Assisi, per essere presenza invisibile di Vangelo, per essere irradiazione di grazia nella Chiesa, per vivere quell'eccomi di Abramo, di Maria Santissima, di Francesco, di Chiara, che vuol dire: guarda Signore, sono qui per te, al posto mio, e mi dono a te a costo di me. Per quanto riguarda invece questa unicità di Dio, Paolo ci tiene qui a riassumere quella che è la tradizione veterotestamentaria, la tradizione ebraica della Torah. La Torah si riassume, Gesù stesso lo dirà, in questo precetto: ascolta Israele, Dio è uno, tu amerai. Paolo adesso ci tiene a sottolineare che Dio è uno, non è né diviso né divisibile. Dio è uno perché è trino, in lui l'unità è frutto della comunione, e la comunione nasce dalla unità e unicità di Dio. Dio è uno. Tutta la legge si riassume in questo: Dio è uno, non c'è altri. Allora non può essere Dio il mio io, non può essere Dio la mia carriera, non può essere Dio l'apparenza, il successo, quello che gli altri pensano di me, non può essere Dio la carriera politica o professionale, non può essere Dio neanche l'azione cattolica. Dio è uno, non avrai altri idoli davanti a me. E questa unicità e unità di Dio ci fa comprendere che se noi vogliamo camminare nella via di Dio, dobbiamo tendere all'unità, dobbiamo vivere protesi verso questo Dio uno. Siamo di Dio, e di Dio noi dobbiamo dire e dare al mondo, nelle vicende, nelle città, nei luoghi in cui viviamo. E come Dio è uno, anche il mediatore è uno, Cristo Gesù. Lui è pienamente Dio e pienamente uomo. Lui è questo piano inclinato che congiunge l'umanità a Dio e Dio all'umanità. E la croce è il punto di congiunzione, è il vertice dell'amore. Per questo Gesù dichiara nel Vangelo di Giovanni al capitolo 12: quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. E il verbo che usa l'Evangelista Giovanni è elkyuein, è il verbo della seduzione, è il verbo del fascino. L'azione cattolica, allora, questa storica, bellissima associazione di laici, di uomini e donne, di grandi e piccini, di giovani e sposi, sia davvero questo polo di attrazione fascinosa, possa inchiodarsi alla croce dell'amore per portare tutti a Dio e Dio a tutti. Thank you.
Fratelli e sorelle, il Padre buono che nei cieli riserva a ciascuno di noi l'esperienza della vera salvezza, abitare nella sua casa per sempre. Ricolmi di felicità e grazia, illuminati di speranza, diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra diocesi nissena, perché sappia camminare nell'unità sotto l'azione dello Spirito Santo, creando comunione tra le diverse realtà laicali guidate dai nostri pastori, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la nostra terra di Sicilia, provata da tante difficoltà di carattere economico, sociale ed etico, possa ritrovare nelle sue tante risorse e nelle persone di buona volontà una possibilità di riscatto che dia dignità ad ogni persona. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i nostri governanti, perché nelle loro scelte siano guidati non da interessi personali, ma dal desiderio di spendersi per il bene comune, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché l'azione cattolica sia fedele al suo mandato, scuola di formazione di coscienze laiche mature che diano il loro contributo alla vita della Chiesa e della società, noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. E al Padre delle misericordie innalziamo adesso la preghiera che Gesù ci ha consegnato. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Rendiamo grazie.